Secondo alcuni siti web, tra cui wikipedia.org, il più acclamato programma televisivo dedicato alla cucina, nella patria della grande cucina, i concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno e diventare Master Chef d'Italia. La sua filosofia era chiara. La cucina è la porta al tempio della vita. Proprio in base a questo spirito Anna aveva un messaggio potente da condividere che aveva mostrato fin dalla sua prima comparsa ai provini. Dopo ogni tempesta arriva la quiete e dopo ogni caduta ci si rialza più forti di prima. Questa donna esile ma dal carattere forte aveva impressionato tutti, dai giudici ai telespettatori, con la sua passione per la cucina e la sua forza d'animo. Purtroppo, come è accaduto per altri protagonisti dell'amato talent culinario, Anna Martelli ci ha lasciati l'8 agosto 2021. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata da un post commosso di MasterChef Italia, che ha espresso tutto il rammarico per la vicenda. Anna aveva sempre parlato con affetto del suo defunto marito, Salvatore, soprannominato Maciste, che era scomparso nel 2016. Durante la sua partecipazione a MasterChef, ogni piatto che preparava era una dichiarazione d'amore per lui. La sua avventura culinaria si era conclusa alla 13ª puntata, ma aveva lasciato un messaggio positivo a tutti, forti. Sorridete, amatevi e voletevi bene. Anna aveva dimostrato che l'età non è un limite quando si tratta di inseguire i propri sogni e che la passione può essere una potente fonte di ispirazione per tutti.